Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare un primo piatto facilissimo e velocissimo. Andrò a fare le orecchiette con pesto di pistacchio e burrata e sopra metterò del guanciale croccante. Se non volete mettere il guanciale potete mettere anche la pancetta. Quindi ci serviranno 500 g di orecchiette fresche, pesto di pistacchio, vi metto sotto nell'info box il link della ricetta, si prepara in 20 secondi il pesto di pistacchio, poi ci serviranno due burratine e del guanciale 100 g. Come prima cosa dobbiamo mettere sul fuoco una pendola con dell'acqua e la dobbiamo portare a bollore. Dopodiché dobbiamo andare a frullare la burrata con il pesto di pistacchio, quindi all'interno vado ad inserire la burrata e il pesto di pistacchio. Fate ad occhio. E andiamo a frullare. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Se lo volete più verde, mettete altro pesto di pistacchio. Potete anche aggiungere, volendo, qualche foglia di basilico fresco. Bene, adesso sul fuoco mettiamo una pendola, accendiamo la fiamma e la facciamo riscaldare. Una volta che la padella si è riscaldata per bene, andiamo a mettere il guanciale. Una volta averlo fatto dorare per bene, lo tiriamo fuori e lo adagiamo sopra un piatto con della carta assorbente. Il grasso che ha rilasciato la pancetta, vedete questo olio, non lo buttiamo. Adesso andiamo ad inserire all'interno della padella le orecchiette fresche. Do una mescolata. E adesso vado ad aggiungere un mestolo di acqua che abbiamo messo a bollire. Mi raccomando, l'acqua deve essere salata. Bene, arrivati a questo punto aggiungo la crema di burrata e pesto di pistacchio. Aggiungo un altro mestolo di acqua di cottura. Continuo ad inserire l'acqua fino a quando le nostre orecchiette non saranno ben cotte.
Guardate che bella cremosa. Ci siamo quasi. Per ultimo, se volete, potete mettere un pochino di granella di pistacchio a piacere. Bene, adesso spengo e vado ad impiattare. Metto il guanciale croccante, qualche ciuffetto di pesto di pistacchio, e le mie orecchiette con burrata e pesto di pistacchio sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate qui. Meravigliose, facilissime da preparare, ma soprattutto velocissime. Bene, adesso vado a fare la prova assaggio. Buono. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Vi ricordo che se cliccate la campanellina che si trova sotto a destra potete restare aggiornate su tutte le novità. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio gruppo Facebook e al mio Instagram e vi metto sotto nell'info box i link. Un bacione grande e alla prossima video ricetta.